Casa King. Ciao. Ciao Baolone, parlaci delle giunture delle giraffe. TVB. Marco, non so cosa dirti, ho visto questa giraffa da molto vicino ed è stato tachicardia al primo colpo. Veramente emozionante, una grandissima voglia di accarezzarle, ma era palesemente sbagliato, mi mangiava in faccia ed era molto 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 carina. Molto carina. Enorme anche, gigante. Ci abbiamo Brand, ci abbiamo Shen. Io bannerei Blitzcrank fosse nel mio team, ma mi sa che banniamo Ezreal, che è sempre il mio pallone da killer. Grazie, buonasera. Non siamo per il campione, ma stare in support di Tail Diamond. Ma Leona adesso è molto forte, molto molto forte e anche molto semplice. E poi magari puoi giocare un Enchanter. Ci abbiamo due bellissimi flex pick. Erano più alti di Omi? No, non esageriamo. La finale è il 16, ragazzi. Come si esce dal silver? Qui ti devo dare le mie risposte, come dire, da santo cinese. Si esce dal silver raggiungendo il gold, ma volendo anche raggiungendo il bronzo. Sono i due gradini più vicini. Se vuoi puoi farmi un'altra domanda più specifica e ti risponderò in maniera più specifica. Perché a domanda risposta, non mi permetterei mai di uscire fuori tema, di parlare di qualcos'altro. Ci sono delle streamer che parlano per 45 minuti per una domanda, io non riesco. Qua potremmo giocare Blitzcrank, dipende anche dal pick del mio AD carry, però mi sento abbastanza confidente a blendarlo. Beh, Kai'Sa è top. Il consiglio è non giocare solo Q? Ma la solo Q può essere divertente, no? Se pensi alla maniera giusta. Io ad esempio da quando gioco per perdere la mia vita non è mai stata così bella. C'è un ex pro player o ancora attivi che hanno meno LP di te? Com'è possibile essere più forti di loro allora? Relaxed in Dark. La solo Q non è tutto. La solo Q è una buona parte del videogioco. Allenarsi in solo Q è utilissimo perché nel momento in cui tu vai a giocare contro i migliori del server, qualcosa la impari. E fanno delle cose diverse. Sono geniali. Tu rubi e fai tuo. Tu rubi e fai tuo. Questo this is main, il mio consiglio principale. Però giocare di team richiede altre abilità, no? Una champion pool larga, ad esempio, gioco Blitzcrank benissimo, gioco altri campioni meno bene. Poi sì, gioco altri campioni molto bene, però Blitzcrank lo gioco a un livello diverso. Mi rendo conto che faccio delle cose diverse. Uniche. Ieri mi vantavo il documentario che mi ha fatto lo youtuber cinese Paolo Cannone. Ho fatto molto ridere. Bel pazzo con Blitz, grazie King. Poi secondo me è una delle sensazioni più belle del mondo prendere un grado difficile. Al fight turco, Kalele Din Rumi. Può essere benissimo. Della sua etnia, provenienza, razza. E chi è questa bella femmina? E sei tu? Non ce ne fotte nulla. Ma se gioca bene invece ci interessa qualcosa in più. Il razzismo lo facciamo solamente con i coglioni. Perché non vi ho giocato competitivo Blitzcrank? Ma in realtà nell'ultimo periodo è stato riscoperto, sai. Ci sono problemi che ci hanno fatto bene. Il problema di Blitzcrank è che è un campione estremamente rischioso. In competitivo si vuole rischiare il meno possibile.
Calamere. Daenerys. 4 mesi, ma in realtà sono 10 anni. Ma mi ricordo di te, Stellina. Asa King. Ho sentito Fragola e Deidara che parlavano di fare una call in privato con Dark Cree. Mi dispiace, King. Aveva ragione Creon alla fine. Ha sempre avuto ragione. Il buon Creon non aveva mai sbagliato. Allora, loro hanno la prima dei Bush, non sappiamo dove è il loro jungler. Mi sento abbastanza confident nonostante sia 3 giorni che non tocco League of Legends. Non sappiamo dov'è il loro giunglatore. Lasciamo chiaramente la priorità di push. Devo dare una mano e supportarlo per prendere quel mio, ma lei ha preferito la sicurezza. È una cosa che rispetta abbastanza. Dice: perdo 20 gold, salvo 100 HP. È una cosa che gli addiri fanno purtroppo pochissimo. In questi casi a me piace molto prendere grab. Ah, niente. Secondo me è una buona idea. Anche perché sono quei momenti che veramente prendi le summoner spell. Sono dei grab così, come dire, improbabili, che sono anche quelli che hanno più probabilità di riuscire. Questi sono dei gran grab, ragazzi. Tizio, chi è questa bella stellina? C'è un bel lavoretto. Vista la semifinale indifferita. Bravi tutti, King. Grazie, King. Sono contento di come ho giocato la semifinale, ragazzi. Vi dico la verità. Sono molto contento di come ho giocato tutte e tre le partite. Forse la prima sarà la mia peggiore, ma... Ah, non mi è andato l'ex flash. Forse morivo, sai. Mi ha messo un po' di grab. Partiamo dal presupposto che questo Jin ha un gran posizionamento, un grande senso del pericolo. Ma possiamo grabbare Thresh. Anche se Thresh sta giocando in realtà in maniera molto più safe. Vabbè, ma non solamente fare paura. Direi che è andata abbastanza bene. Smolder il TP, quello push. È stato un bel roaming. La wave è messa benissimo, veramente. Forse possiamo spingere anche un po' di più verso loro. Ok, forse c'è un buco, non lo sappiamo. Ci dobbiamo accontentare. Comunque un buon trade. Purtroppo non abbiamo DPS, non so come. Beh, questa roba è comunque super worth. Quello recolla con la wave messa male. Deve essere là quello. Anzi, non è recollato lì. Smolder vince e muore però. Preso quel mio semplicemente perché sennò Kaisa non missava. Possiamo bloccare la W di Jin sul carretto, la farà qua sicuramente. Non sappiamo da dove, ecco qua. Ha avuto il buon riflesso. Perde anche l'esperienza, questo è il grande vantaggio. Quello forse non era un buon grab. C'è dei grab che uno missa che sono buoni, e dei grab che uno missa che invece non sono buoni. Perché se...
L'ho flashato. Piacerebbe uccidere Trash, ma sembra così impossibile. C'è un buco. Le cose di cui vi parlavo, che gli altri non fanno, sono proprio queste. Ah, ho sbagliato, volevo prendere il carretto con lo stack. Forse abbiamo pure perso, che tristezza. Non credo sia un freeze. Facciamo cooldown reduction. L'antenna era per design. C'era la pink, per quello non è riuscito a prenderla. È andato un po' nel panico per la pink. C'è in realtà un tasto che ti permette di ignorare i nemici, ma lo usano pochissimi player, perché è utile in pochissime situazioni. Tipo questa. Bella blow. Grazie, video 7 mezzi, Kingone. Un good job ce lo potrebbe pure spare sta casa. Forse dovrò rombare in così circostanza, sai. Bot stiamo vincendo. Però potrei portare il mio supporto mid lane o top lane. Top lane magari no, mid lane sì. Sto leggendo 1984. Immaginavo. That was a good roaming. Lui chiamava per pushare. Vai. Brava Kite, molto brava. Qui li tirano dritti, sappiamo che Diana è mid lane. Dovrebbero tiltare. Sicuramente Jin. What the fuck Trash is doing? Questo è un po' subdolo, però fa tiltare di più secondo me. Mi farei il Knights Vo, perché ci abbiamo veramente un fortissimo di carry bar e mid laner. Anche se la Worm che è sbloccata. Però questa partita mi fido così tanto dei miei carry. Blitz move, ah lo fa Blitz. È un po' un'infamata, però secondo me fa vincere più partite. Non è detto, perché a volte può anche essere che avversari tryhardino di più. Non credo che possiamo uccidere Corki, purtroppo. No, ammazzare quello là. Prendiamo Division. Ma buona idea quella di spottare il red buff. Jin devabile. Può essere, ma non sicuro. Se è furbo è collato. Altrimenti dovrebbe morire. Non è un coglione Jin. Potrebbe esserci qui Trash con Jin. Io vado via là, perché secondo me è inutile. C'è Bray guardando quella zona. Magari invece qui un grab su Jin ci esce. Ora mi dovrebbe aver spottato. Non lo aiuto perché ci mettiamo due ore a prendere. Però sono, se sono, sono qui i nemici. Possiamo giocare per il drago. Però potrebbe essere High Void. Ecco Diana. L'informazione. Non credo che Trash muoia, si è grabbato.
E invece nel dubbio si prova. Questo è un drago gratis. Gran grab quello. Abbiamo aspettato il suo dodge. Vabbè, voi non l'avete visto, ma... non è grabbabile, purtroppo. Non è grave questa roba. Fa niente. E chi è questa bella stellina? E sei tu? Ciao King, come stai? Quali sono le emozioni che provi pensando alla finale? Ma dai, abbiamo buone chance che vorrei vincerla. Non sono emozioni magari queste, ma... ho preso la torre. Qui è pulito. È una buona idea, mi sa fare cercare. E chi è questa bella stellina? E sei tu? L'exhaust, la vogliamo... oh! Non online, amici. C'è trash che ti grabba. Dici che muoio? Io non penso proprio di morire. That was fucking close. Dovrebbe finire comunque molto bene per noi. Mi dispiace perché avrei voluto di più. Knights va su Kaida, su Brand, se non ci vince la partita. Sono troppo forti quelli là. Lo so che il Warmog è un item che ha più valore come item. Dici che muore, sì. Mi sa che muore uguale. Feels bad, man. Era greedy quello che ha fatto. In che maniera lo salviamo? Non leviamo molto danno, diciamo così. Qui c'è la bella wave. Ho il Nezzo per questo giochino di farm. Se avessi perso il mio non avrei avuto il Nezzo. C'ho anche la pink. Mi sa che casa muore. Non c'è molto ordine alla partita. Devo difendere la torre mid lane, smolder la top bot lane, ma non doveva chiaramente. Diamo il Night's Vow a lui. La partita è sporca.
È anche un po' un peccato perché non stiamo giocando per niente male a quello Geo Grab eventuale. Questo è da... ci può vincere il game tranquillamente. Ah, non ho più l'Hex Flash, che sfiga. Loro giocano era, loro giocano topside. Usciamo a torre mid lane. Chissà che ha flashato, credo che Thresh abbia flashato, ma volevo grabbare il Jhin, non Thresh. Messo l'Exos giusto perché se flashava non si poteva salvare. Qui può morire Jhin. Chi è? Corchio Gnar, Corchio. Nezzo l'ho a casa per il momento. Non muoio. Direi bene. Ho tenuto anche la ultimate. Anche in questa situazione probabilmente la Warmog sarebbe meglio, perché ci correremmo full HP. Potrei morire tranquillamente. Ci speravo che andasse così. Oh no, non questo. Dobbiamo giocare là. Vince il mio, mi sa. Potete farmi la Warmog ora? Anche se Locked mi gusta per Diana. No, voglio Magic Resistance. Diana mi buca. Ehi, grazie. Ciao, Labba. Pensando ai membri del tuo team, ci dici chi uccidi? Chi baci, chi scopi e chi sposi? No, ragazzi. Non posso uccidere nessuno. Allora, uccido Fragola. Sposo Pischello. Scopo Deidara. Allora, giochiamo per la torre top ora. E il game adesso è molto più equilibrato. Cioè, non è più equilibrato. È squilibrato nel senso che stiamo vincendo. È molto più ordinata. Un errore così banale. Questa è la tipica morta da Polkano. Mi sono un attimo distratto. Non so manco perché. Però non dovrebbe essere grave. Potrebbe morire di Brand. Non è impossibile. È sbloccata quella roba nuova. No. Forse è cringe quello che ha fatto Diana. Nemmeno troppo, visto Robert cringe in carriera. Asa King. Oh, ah, spero che morisse. Quello è morto. Sono giocato per Baron Vision. Per Hurry King, grazie per il subscribe. Baci Sadaz. Sì, bacio Sadaz, ha proprio dei bei baffetti. No, ce la faccio, sì, che culo. Dobbiamo giocare per Baron. Il game è disordinato in queste cose. Vediamo se spottiamo il red buff. Bene, 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 benissimo. Forse fra Brand e Kaiser è più forte Brand, e per forza intendo quasi sicuramente. Diamogli un momento a Brand sta roba. Però potrebbero chiamare il Baron adesso. Non so se è corretto andare per lui. Ripeto che possono chiamare il Baron.
potete tranquillamente essere costretto a flashare. Interessante, Corki. Possiamo pensare anche al Nashor. Il Logan mi piace tantissimo per Diana. Mi sa che vince Jin, cioè Smolder, anche male. Io potrei avere il flash, ma volevo solo l'asma. Come l'ho preso esattamente? Qualcuno di voi lo sa? Ciao. Ciao Mais. Questo è Baron ed è anche Locket. Adesso dai, possiamo pensare a sta cazzo di Wormhole. Si è fermato. E ci abbiamo due carri fortissimi e quello che è meno forte è fortissimo. Quindi direi bene. Ci abbiamo la frontline, ci abbiamo degli engager. Il loro team non ci ammazza i carri. Direi che è molto difficile perdere la partita. E secondo me c'è anche il tilt dall'altro lato, perché c'è una grande differenza in support e in giungla di carry. Questo è disordine di nuovo. Dovrebbe finire male, venda flashato. Noi siamo molto ordinati. Vince il mio, credo. Forse si può proseguire nella nostra avventura, sai? Devi probabilmente tankare la prima torre. Ci dobbiamo accontentare. Oh. Ha flashato però. Non sono convinto che ciò che è successo sia un male per noi. Perché alla fine sì, sono morto. Però per flash ulti zone di Diana, siamo le case, è una tragedia. Ok. Possiamo anche accontentarci, non siamo obbligati. Siamo 4. C'è Kaiser che fa veramente 1v9. Aspettiamo per la Moon Speed che è sbloccata su Blitz. La torre forse cade. Benvenuto King. Asa King. Che tristezza, Maron. Ciao Paolo, Strong. Posso chiederti di far vedere i tuoi interface settings? Tieni, King. Minore 3. Allora, c'è di nuovo un po' di disordine perché loro devono aspettare chiaramente questa boa pink, direi proprio di sì. Io penso che qui si possa flashare, infatti si poteva. Non è lui l'obiettivo. Oh. Mi sa che muore uguale. Credo che abbiamo vinto questa impressione. Non so dovuto a che cosa, ma ce l'ho. E vai, mi spiace solamente per non i 22 assist, ma... D
direi che l'abbiamo carriato sto game, ragazzuoli. Boys, c'è in chat un piccolo, come si chiama? Giveaway. Saluto al buon Ballack. Grazie alle skin della generosa Riot. Potete partecipare digitando punto esclamativo skin in chat.